Signore Gesù, noi di te nulla vediamo, vediamo soltanto una piccola ostia, ma tu hai detto che in quell'ostia ci sei tu, vivo e vero, e noi nella fede crediamo a quanto tu hai detto, a quanto la Madre Chiesa ci ha assicurato. Noi vogliamo essere uomini di fede, perché è nella fede che noi ci salviamo. Signore Gesù, noi crediamo fermamente che tu sei in questo sacramento dell'Eucaristia. Noi crediamo che tu sei qui, in mezzo a noi, che tu sei il Signore del cielo sceso sulla terra, ed è per questa fede che noi ci salviamo. Signore Gesù, come il centurione, prostrato davanti a te, ti pregava: Signore, non sono degno che tu entri in casa mia. Così anche noi ti preghiamo, Signore, di venire a guarire i tuoi servi. Signore, guarisci tutte le persone care che noi presentiamo a te, e poi guarisci tutti noi che ti abbiamo ricevuto a casa nostra nella Santa Comunione. Signore, ti supplichiamo in questo momento di ascoltare la nostra preghiera. Tu che sei disceso sulla terra per noi e per la nostra salvezza, tu che hai detto che sei il medico che viene a curare i malati, che sei il Signore che viene a chiamare i peccatori. Siamo tutti malati e peccatori, Signore, e ci rivolgiamo a te come medico divino. Ci rivolgiamo a te nella coscienza di avere bisogno di te per l'anima e per il corpo. O Signore, con l'umiltà e la fede del centurione ci prostriamo davanti a te e ti gridiamo: Signore, guariscici. Guariscici. Signore, liberaci. Signore, liberaci. Signore, vieni a casa mia. Signore, vieni a casa mia. E cura l'anima mia. E cura l'anima mia. Signore, va alla casa dei miei parenti. Signore, va a casa dei miei parenti. Va a curare i malati. Va a curare i malati. Ma tu, Signore, dici che la tua parola può raggiungere sia me che i malati. Ed è per questo che ti dico: Signore, grazie. Signore, grazie. Perché tu mi guarisci. Perché tu guarisci i miei parenti. Guarisci i miei amici. Guarisci i miei amici. Per i quali sono venuto a pregarti. Per i quali sono venuto a pregarti. Signore, tu hai detto. Signore, tu hai detto. Pregate e vi sarà dato. Pregate e vi sarà dato. Bussate e vi sarà aperto. Bussate e vi sarà aperto. Insistete e otterrete. Insistete e otterrete. Queste tue parole per me sono verità. Ed è per questo che io credo alla tua parola. Io credo, Signore. Io credo alla tua parola, io Signore. Io credo alla tua parola. E questa sera. Per te. Voglio pregarti ancora una volta, secondo le mie intenzioni. O Signore Gesù, Signore, accetta la mia preghiera, accetta e aumenta la mia fede. E aumenta la mia fede. Lode e gloria a te, o Signore. Signore, ci dà questa parola. Restiamo tutti in piedi. Allora anche i ciechi divideranno una preda enorme, anche gli zoppi faranno un ricco bottino. Nessuno degli abitanti dirà: io sono malato. Il popolo che vi dimora è stato assolto dalle sue colpe.
Oh Signore, tu dici che il popolo che dimora in questa città è assolto dalle sue colpe. I peccati sono causa della malattia. C'è questa misteriosa relazione tra il nostro peccato e le malattie. Una volta che tu ci assolvi dalla colpa, ecco che nessuno in mezzo al popolo potrà dire io sono malato, perché tu guarisci le malattie. Tu apri gli occhi ai ciechi e tu raddrizzi gli sporchi, in modo che essi possano fare anche un bottino enorme, possono muoversi, possono aggirarsi, perché non sono più zoppi e non sono più ciechi. Signore, tu questo annunzi a noi per dirci che la tua grandezza, la tua bontà, la tua misericordia è infinita. E tu anche questa sera ascolti le grida di questo popolo e guarisci gli zoppi e i ciechi, guarisci i malati, ma soprattutto perdoni le nostre colpe. Ti ringraziamo, Signore, perché tu stai cominciando a liberare. Stai liberando una persona da un'epilessia, un ragazzo. Le crisi cesseranno e il ragazzo si avvierà verso una vita tranquilla. Ti ringraziamo, Signore, perché tu stai toccando la leucemia di una persona giovane. Tu stai guarendo, Signore. Signore, ti ringraziamo di tutte le altre guarigioni che stai cominciando a fare. Tu sei buono e misericordioso. Tu non guardi le nostre colpe, non guardi le nostre indignità, le nostre ribellioni, i nostri peccati, ma guardi la tua misericordia e il tuo amore. Lode e gloria a te, Signore. Non legate le mie mani. Nessuno può legare le mie mani. Io faccio quello che voglio e non chiedo permesso a nessuno. Lasciatevi legare le mani e i piedi. Lasciatevi guarire da me. Non pensate ad altro. Io sono libero nell'operare e nessuno può legarmi le mani. Credete in me. Io sono qui in mezzo a voi come uno che libera, uno che guarisce e uno che consola. Ecco, io libero un'arteria che si stava otturando. Io libero uno stomaco che si stava bloccando, perché io sono il liberatore. Io perdono un'adultera che è qui presente. Non peccare più, dico, e io trasferisco il tuo peccato, però sta attenta a non peccare più, allontana l'occasione del tuo peccato. Io sono il Signore che perdona tutte le colpe, guarisco tutte le malattie. Non venite a dirmi fa così, fa così, fa in quest'altra maniera. Io sono assolutamente libero. Faccio quello che voglio e non chiedo permesso a nessuno. Lasciatevi guidare da me. Lasciate che io operi in mezzo a voi. A voi tocca piegare le ginocchia e benedirmi per quello che io faccio. Grazie. E adesso, fratelli e sorelle, vediamo se c'è qualcuno che voglia rendere testimonianza. Oh Signore, sta diventando sempre più debole il vincolo matrimoniale, con tanta facilità si allentano i vincoli di amore che univano l'uomo alla donna, i genitori e i figli. Signore, ti preghiamo perché tu odi il divorzio, tu odi l'abbandono, tu hai legato l'uomo alla donna con un sacro vincolo, ma che nessuno
arbitrariamente rompa questo vincolo. Signore, ti preghiamo per tutti gli uomini che hanno abbandonato la moglie e i figli. Ti perdoniamo, ti preghiamo, Signore, per tutte le donne che hanno abbandonato il marito e i figli. Signore, come è facile, diversamente di un tempo, che si sciolgono questi vincoli familiari, marito e moglie che si separano, figli e genitori che non mandano d'accordo e si separano. Signore, ti preghiamo questa sera, rafforzi il vincolo della grazia sacramentale, fa che l'uomo non si separi dalla moglie e che la moglie non si separi dall'uomo, perché tu odi, come dice la scrittura in Malachia, il ripudio. Tu hai creato il matrimonio e tu vuoi che marito e moglie con sacrificio stiano insieme. Oh Signore, che abbracciamo la croce del matrimonio e non fuggiamo quando si presenta una crisi o una difficoltà, ma pieghiamo le ginocchia davanti a te perché tutte le difficoltà siano superate. Non c'è difficoltà che non possa essere superata con la tua grazia. Lode e gloria a te, Signore. Dice il Signore Dio di Israele, a voi che avete varcato le porte di questo Tempio, ascoltate questa sera la mia parola, migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, ed io vi farò abitare in questo luogo. Grazie. Signore, tu dici a questo popolo vi radunato, migliorate la vostra condotta e vi farò abitare in questo luogo. Vedrete la mia gloria, vedrete la mia misericordia, ma migliorate la vostra condotta, perché è nella vostra condotta che io guardo, ed è la vostra condotta che muove il mio cuore o chiude il mio cuore. Signore, tu questa sera ci esorti a tenere una buona condotta, tu condizioni la tua apertura a noi, alla nostra condotta, e tu ci dici questa sera, voi che varcate le porte di questo luogo, non confidate in questo luogo, ma confidate nella mia potenza, nella mia misericordia, ed io vi dico, migliorate la vostra condotta, ed io sarò qui in mezzo a voi e vi guarirò. E adesso, fratelli e sorelle, porteremo Gesù in processione, lo porteremo, voi guardate a Lui, il Signore è qui, ancora pronto a liberarvi, a guarirvi, a consolarvi.